Il premio Maretico è un premio nato da poco, è un premio dell'isola di Procida, della gente di Procida, diciamo. E premia una storia di mare, per il mare, che aiuta a capire il mare, che racconta il mistero del mare, che riesce a farti vedere la gente del mare. Quest'anno abbiamo premiato un libro che viene da lontano, relativamente da lontano, ma da un'altra isola, da un altro gruppo di isole, dalle Faroer. L'autrice si chiama Siri Jacobsen e il titolo del libro è Isola. È la storia di una nascita sulle isole, in questo posto, e poi di una emigrazione, in quel caso in Danimarca, cioè nel continente, diciamo, e poi del cammino a ritroso dopo tre generazioni di una giovane donna che va a riscoprire in quelle isole le proprie radici. È un libro che naturalmente soprattutto racconta di migranti, cioè di umani che non stanno fermi, ecco. E per l'ennesima volta un ritratto dell'umanità come l'umanità è, cioè l'umanità non sta ferma, l'umanità si muove. Può muoversi per paura, per pericolo, per necessità, per miseria, per disperazione, ma in generale comunque si muove. Noi siamo un animale che non sta fermo, diciamo. E quindi dobbiamo imparare ad abitare tutte le migrazioni, quelle più disperate e quelle più pacate. L'Europa, per quanto riguarda le migrazioni, ha avuto sicuramente un momento di paura e si è irrigidita. È anche legittimo, se vogliamo, perché è stato sottovalutato l'impatto, probabilmente. Non siamo stati capaci di affrontare quella che non è una vera emergenza, era una variante forse inattesa, spinosa, abbastanza complicata, ma che era nelle nostre possibilità assolutamente di governare, ma l'averla sottovalutata, non averla voluta comprendere, poi ci ha portato a delle mosse più istintive, anche un po' scomposte, diciamo. E bisogna ripigliare tutto da capo con grandissima umiltà, ecco. Bisogna ricostruire proprio la filiera della solidarietà da dove parte, cioè da cittadini che sono felici di essere cittadini di quello Stato, di quel pezzo di mondo. Bisogna ricominciare da lì. Se lì c'è infelicità, è difficile poi ricostruire tutta la filiera della solidarietà.